Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. Un cordiale saluto da Roberto Dalla Bella e benvenuti a questa nuova puntata di Zona Sport. Oggi parliamo del nuoto in acque libere, una disciplina poco conosciuta che però ha saputo dare grandi atleti allo sport italiano. Se in campo femminile in passato la stella della nazionale è stata Viola Valli, in questi ultimi anni sta emergendo a suon di medaglie il talento di Martina Grimaldi, che ho il piacere di avere in collegamento. Ciao Martina e benvenuta a Zona Sport. Grazie, buongiorno a tutti. Partiamo dalla fine, da quell'oro nella 25 km di Barcellona con l'arrivo al photo finish, tanto che all'inizio il maxischermo ti dava addirittura al secondo posto. Com'è stato accorgersi della vittoria solo uscendo dall'acqua? Si è passato ancora un po' di tempo prima che me ne potessi accorgere, perché io sono uscita dall'acqua e sono andata verso la cosiddetta zona miss e non ho più guardato il tabellone. C'era la telecronaca lì in diretta che parlava sia spagnolo che inglese, ma io non ho ascoltato cosa diceva e quindi alla fine io pensavo di essere ancora seconda fino a quando sono arrivata in zona mista e ero già contenta così io comunque. Parliamo un attimo della gara. La 25 km dura più di 5 ore. Come ci si prepara per una gara del genere e che tipo di allenamenti fate per abituare il fisico a nuotare così a lungo? Allora, diciamo che io mi ero preparata più su altre gare, cioè tipo la 10, che di solito insomma è quella che io dico che è la mia gara, e quindi io ho fatto più lavori un po' più specifici, magari più sulla velocità eccetera, mentre magari gli altri ragazzi che preparavano solo la 25 per il mondiale facevano magari alcune volte più resistenza e un po' dopo facevano dei lavori di velocità. Quindi diciamo che è stata un po' una sorpresa loro nella 25, anche se già altre volte comunque avevo fatto sia 10 e 25, però comunque punto sempre più sulla 10. Alleniamo il nostro corpo comunque facendo degli allenamenti da 2 ore e mezza al mattino, 2 ore e mezza al pomeriggio, più 3 sedute di palestra alla settimana. Quindi alla fine, anche se alleno più una gara di 2 ore, riesco a reggere ancora una gara da un po' più di 5 ore. Martina, l'oro di Barcellona arriva dopo il bronzo ai Giochi di Londra circa un anno fa. Una medaglia olimpica è il sogno di ogni atleta. Tu cosa ricordi di quel giorno? Ma diciamo che se mi concentro riesco a ricordare tutto, sia dall'inizio che quando mi sono svegliata fino alla fine della giornata. Ricordo che comunque è stata un'emozione molto molto forte e anche un po' una liberazione, perché comunque ogni atleta lavora per questa gara 4 anni e poi a un certo punto dei 4 anni, l'anno prima delle Olimpiadi, quindi io nel 2011 mi dovevo giocare la qualificazione per i giochi, quindi dovevo essere pronta un anno prima per qualificarmi, poi pensare dopo avevi tutto un anno per lavorare, quindi alla fine è abbastanza pesante comunque, però sicuramente è una bellissima emozione. Torniamo un attimo all'inizio della tua carriera. Quando e come ti sei avvicinata al nuoto e perché hai scelto proprio il fondo? Allora, io ho iniziato a nuotare proprio da piccina, quando avevo 3 anni ero in acqua e ho fatto tutti i corsi, ho fatto tutte le gare in piscina, così. Poi dopo nel 2005 è nato un po' questa cosa con il mio allenatore di provare a buttarsi nel fondo. Nel 2005 c'erano gli Europei Juniores di fondo e io mi sono qualificata. Poi abbiamo detto vabbè, proviamo anche l'anno dopo, e l'anno dopo ci sarebbero stati oltre agli Euro Junior, potevo provarmi a qualificare per gli Europei di Budapest, che erano con la nazionale assoluta, e lì mi sono qualificata per gli Europei della nazionale assoluta e quindi da lì non ho mai mollato, però continuo a fare comunque anche le gare in vasca. Martina, nel tuo palmarès ci sono anche altre 2 medaglie mondiali, una a Roma e una a Shanghai. Adesso che le tue avversarie cominciano a temerti, senti maggiore pressione rispetto a quando hai iniziato? No, ho avuto qualche momento in cui ero abbastanza tesa, adesso cerco di viverle un po' più insomma serenamente, cercando di capire quando potrebbe arrivare questa tensione che magari ti blocca, cerco di mandarla via. Sto crescendo anche dal punto di vista mentale. Sei ancora giovane, devi ancora compiere 25 anni, ma sei già un atleta di grande livello. Quale credi che sia il tuo punto forte in gara e su quali aspetti invece pensi di dover migliorare? Allora, il mio punto forte penso che comunque riesco ad avere una concentrazione abbastanza prolungata, quindi diciamo che 2 ore abbastanza concentrate ce la faccio, infatti è per quello che io dico che la 10 è la mia gara.
diciamo che devo migliorare magari alcune volte, se affronto la 25 magari devo cercare di mettere almeno per due orette tipo il pilota automatico, devo andare in stand by, quindi seguo le persone senza pensare, stando abbastanza insomma nelle retrovie nascosta, stando attenta comunque ogni tanto, però non dovrebbero esserci grandi fughe già dall'inizio, poi magari accendermi un po' dopo, quindi magari devo migliorare questi due parametri. Martina, parliamo un attimo del nuoto in acque libere, che è una disciplina purtroppo meno conosciuta rispetto al nuoto in corsia. Tu che hai praticato entrambi, puoi raccontarci cosa cambia per un atleta durante le gare? Le gare le affronti nello stesso modo sia in piscina che in acque libere, però ovviamente più importante è che non essendoci le corsie siamo tutte vicine, quindi possono partire colpi, manate apposta involontarie, che però devi essere brava a gestire questi momenti, perché magari una persona insomma che si scalda molto facilmente potrebbe reagire e potresti subire una squalifica o una ammonizione per queste cose, perché magari vedono una reazione e non l'azione che ha provocato la reazione. Dopo sono altri fattori, devi stare attenta alle correnti, insomma ai giri di boa, insomma sono un po' diverse. Tornando un attimo ai mondiali di Barcellona, il tuo è stato l'unico podio nel fondo. È stato evitato lo zero nel medagliere, ma alla vigilia si sperava in qualcosa di più. Secondo te cos'è mancato per raccogliere risultati migliori? Diciamo che sì, sicuramente anch'io mi aspettavo dalle due gare precedenti qualcos'altro, soprattutto dalle 10 magari mi aspettavo di andare un po' meglio o comunque di arrivare in una posizione migliore, perché alla fine sono arrivata a 5 secondi all'oro, però sono 12esima. Secondo me la preparazione così non era sbagliata, forse sono stati gli errori di percorso, cioè io nella 10 do una colpa a me più che altro, perché magari potrebbe essere stato un piccolo errore durante la gara. Secondo noi anche un po', penso un po' il percorso non era proprio ottimale, sicuramente era così per tutti, quindi cioè, non è che colpiva noi e altre nazioni no, però sicuramente il percorso non era un po' dei migliori. Martina, guardiamo un attimo al futuro. Tra 3 anni ci saranno i giochi di Rio e se continui così sarai senz'altro una delle favorite. Ci stai già facendo un pensierino o preferisci fare un passo alla volta? No, diciamo che preferisco fare un passo alla volta. Sicuramente il lavoro verrà finalizzato, si spera a Rio, però bisogna prima qualificarsi, quindi finalizzeremo tutto per il 2015, penso, perché ci giocheremo la qualificazione lì, poi vedremo cosa succede. Allora Martina, ti faccio un grande in bocca al lupo, intanto complimenti per le tue vittorie ai mondiali e soprattutto il bronzo alle Olimpiadi, noi Radiolaghi continueremo a fare il tifo per te. Ok, grazie Crepi, buona giornata a tutti. La puntata di oggi termina qui, per la prossima settimana vi do un'anticipazione, a Zona Sport si parlerà ancora di nuoto e soprattutto di come può diventare uno strumento per sensibilizzare la gente su alcuni temi sociali molto delicati. Da Roberto Dalla Bella un saluto e un buon proseguimento sulle frequenze di Radiolaghi in Blu.